avanti, camarada, dove sul baule! Anch'io! Aspettami, camarada, ritirati questa donna e calcolate il mio padrone! Valentino! Ciò! Vuoi venire a Torino con me? Quando? Subito, ora! Sei somagnato! Ah, si pranzerà e poi ce ne andremo! A venire somagnando che pensano! Hai dato la posta? Aspetta. Hai trovato la mia lettera? Dove sono? Adesso lo troverò, non mi ricordo più dove glielo dice. Nella capellina nulla che, nella sacca niente. No. Vieni qua! Oh diavolo, confondo quello di un padron con quelli quell'altro, come la fammi che non so lenta! Animo, da qui le lettere! Ah, che ti rosso, se le lettere non le vento per voce di mia! No? No, perché non dalla porta che trovo un cerito che mi può, non si mi appena cavata, se che era niente penso che... Ma che ne era una, mammina, c'è tanta lettera che la mia! Ma lascia vedere a me, prenderò la mia, l'altra te la renderò! A Torino mi preme di servire la mia! Ma è mai possibile che dovrebbe sempre sopportare tutti questi servi che... Eccola! E vedo! Una lettera diretta a Beatrice Rasponi! Beatrice Rasponi in Venezia! La ritrovava qua il mio camerata! Chi è? Questa tua camerata che ti ha dato una tale incombenza! Lei è un servitore che ha nome Pasquale! Chi serve costui? Non lo so, signore, in verità. Ma se ti ha detto di cercare la lettera del suo padrone, ti avrà dato il nome? Naturalmente! Ebbene, che nome ti ha dato? Non me la ricordo. Come? E me l'ha scritto sul tocchelin de carta. E dov'è la carta? Allora lasciata la posta. Sono in un mare di confusione. Mi vado ingegnando da me. Ma dove sta di casa questo Pasquale? Ma non lo so, sono in verità. Come potrai recapitargli la lettera? Hai mai detto che dopo, se troveremo in piazza... Io non so che pensare. Se la porto fuori netta stavolta è un miracolo. La mia favorisce la lettera che procurerò di trovarlo. No, questa lettera io voglio aprirla. Quant'è? Non la faccia ti. Questa lettera mi interessa troppo. È diretta a persona che mi appartiene, per qualche titolo, e senza scrupolo la posso aprire. Ascia, l'ha fatta di stesso. Illustrissima padrona, la di lei partenza da questa città ha dato motivo di discorrere a tutto il paese. La corte ha penetrato che la si è fuggita in abito da uomo per seguire il signor Florindo nella sede di fare diligenze per rintracciarla e farla arrestare. Io non ho spedito la presente da questa posta di Torino per Venezia addirittura per non riscoprire il paese dove la mia confidata che pensava portarsi. Permesso? Chi è? Amici. Avanti. Grazie. Ma l'ho inviato, don amico, di Genova perché poi la trovatessa a Venezia. Se avrò la notizia di Rimarco, non lascerò di comunicargliela con lo stesso metodo, il mentre rassegno mi riferisce il mio servitore, Tognin della Doia. Che bella sono leggere i fatti degli altri. Che intesi mai che lessi Beatrice partita di casa sua in abito da uomo? Ma per venire in traccia di me, e la mia ama davvero volesse il cielo che la ritrovassi in Venezia. Arlecchino! Sono qua! Arlecchino! Sono qua! Arlecchino! Pasquale, procura di ricavare della luce sia il suo padrone, se uomo, se donna, rileva dove si è alloggiato e se puoi conducilo qui da me, che a te e a lui darò una mancia assai generosa. Va! A te mi la lettera che procurerò di trovare. Eccola, mi raccomando a te, questa cosa mi preme infinitamente. Ma sta lettera, che lo dà, così a me! Dici che equivoco, come accidente, non vi trovare difficoltà! A Torino ce ne va più. No, non si va più. Ora del tempo procura di ritrovare Pasquale. Beatrice a Venezia. Federico in Venezia. Se la trova il fratello, misera lei? Ma se io lo ritrovo in Venezia, misero lui! E se ci trovano tutte e due? Miserere nobis! Salve, le andai ma la sa sta lettera, come vuoi da fare? Bisognerà piegarla. No, aspetta, prima di piegarla chiediamo una bella stiradina, va! Ecco fatto! Poi metto una mano di sopra, una mano di sotto, una in parte e l'altra in calisela. Ecco qua la letterella. Ma adesso bisognerà vescerarla. Ma se sapessi come fa... Oh, aspetta! Non mi ricordo a mia sorella nonna che lascerava le lettere col pan martegà. Me vuoi provare perché deve aver giusto con fiantin de pan. Dove giro? Ah, vedo qua, guarda! All'aveva un cartapulito, sai perché quando che di notte si dorme sotto i ponti, direi quelle pantegane longhe longhe, sa, quelle panteganasce da Rio, che te lo rega sempre tutto, e me lo regava sempre il mio pan. Alla mia un cartapulito perché non me lo regasse il pan. E infatti me lo regava sempre una scarpetta, un amico detto, guarda che bravo, invece... Ah, vedo qua! Mastichiamo un boccolso in piccoletto. Alenta su! Ma bisognava masticare con un altro boccolso. A fermo piace non restiamo senza pane e senza bollo qua.
Parlando su anche a questo! E l'inutile alla natura repugna. Grammi, per fare le cose, aspetta di avere giusto un quantin di spaghetto, dove c'è? Ah, vino, cara, a che demo una bella legatina, sai? Perché mi sto maghetto, se non fianti deboli, ti saltirà su tutto, mi chiedrà. La mia, a volte, capa, no, no, fiume, una legatina, papà, mamma, capa, me la fa, no. Guarda che bella boladina che sei venuta. Ah, sei venuta proprio benciale. Ecco fatto, mettiamo via lo spaghetto lì. Ah, ma adesso bisogna vedere alcuna timbradina, se non ho valore, sai. Aspetta che devo una bella timbradina di cosetta, vada. No, a che la demo dei piedi. Non neanche che la demo dei testa. No, fermo cosetta, vada. Una, due, e ecco fatto. Oh. Dove la giornata? Ma sai, se tu vuoi che ha visto la lettera? Ma questa che ho pinato, lo volavo, mi sa e non la che... È dietro! Dietro! Non la che è dietro, sa! Ma dietro di qua? Ma non è neanche dietro di qua! Hai detto di qua o dietro di là? Dietro! Dietro di dietro! Ah, sul di dietro! Ah, grazie, signora, grazie! Ma non mi ricordavo più del fucking... A camerata me ne mantito le sue molle! Senta! Dove l'avevi da portare? La dritto in quella locanda! E chi pagherà? Adesso venirà! E questo mio baule? Che c'è gelù? Portatelo nella mia camera! Qual è la sua camera? Domandatelo al cameriere! Siamo d'accordo! 30 soldi! Andate che vi pagherò! E non mi seccate! Adesso che butto il baule! Che gran persone gentili che ne ti fa chini. Sei stato alla posta? Aspetta. Lettere ve ne sono? Anche ce n'era una per sorella. Dov'è? Vela qua. Ah no, quella qua. Oh! Oh! Questa lettera è stata aperta. Aperta non c'è. Aperta e sigillata ora. A me non sapeva come te. Non lo sapresti, riccone indegno. Chi ha aperto questa lettera? Chi ha aperto questa lettera? Voglio saperlo, dillo subito. Guarda! Che non pensavi di mettere quello d'altro la porta che non leggia mio, mi ci può leggere in palazzo, non leggia mia, ma metto la tua domanda per non, per carità. Allande, 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 allande. Va bene, va bene, se la cosa fosse così non vi sarebbe mai. Alle cucina puoi fiori. L'hai letta questa lettera? No. Sai che cosa contiene? A lei ha un carattere che non conosco. L'ha veduta nessuno? No. Ma va bene, eh? Oh. Oh. Eh? Non vorrei che costui mi ingannasse. Anche a questa l'età conava. Illustrissima padrona, la di lei partenza da questa città ci ha dato motivo per non... Il signor Florindo... Se tocca anche a questo. Il suo umilissimo, fedelissimo servitore. Tonin della Loira. Tonin della Loira. È un servitore fedele. Io ho dell'obbligazione. Oh, su! Io vado per un interesse poco lontano. Tu vai nella locanda, apri il mio baule, eccoti la chiave. E da un poco d'aria ai miei vestiti. Sì, vabbè, ma là, là. E quando torno si pranzerà. Oh! Quando che torna? Agotto patroni, non riesco a casa tu neanche un bocco. Ah, ma è andata ben che non la poteva andare meglio. Ah, sono un uomo di garba, mi stimo 100 scudi di più di quel che mi stimava prima. Mare, vengo qua! E il tuo tamburo! Ma che guarda che scherzo! A che finire! Se puoi continuare! Va bene, va bene! Ma sei tutto colpa sua, va! Bene! Ah! Sono mica il vostro padrone, sono in casa! Se non ho di te! Sono un dolce insieme! Bianca! Sono
se vieno a casa di Stanley. Non chiederemo nessuno. Ma non c'è per... Vedi se forse con 100 ducati non posso fermarmi, perché cosa fare? Clarice! Clarice! Maria, la senta, l'ascolta! Sa, vuole andare una manianca di tacquali e do patron groda da me sta borsa. Ebbene, hai tu ritrovato Pasquale? Ah, se non l'ho trovato Pasquale. Ma trova uno che mi ha dato una borsa con 100 ducati, 100 ducati. 100 ducati per farne che? A disin la verità, suo patrono, aspettò di mai da nessuna banda. Boh. Ho presentato una lettera ad un mercante. Ma dunque ti va a tenere la sorte? E cosa ha detto chi te li ha dati? E mi ha detto datteli al vostro patrone. E dunque sono miei senz'altro, non sono sì. Io il tuo padrone, sì, che sì, dubbio sì. C'è? Ma non c'è niente di quell'altro mio patrone. Non sai chi te li abbia dati? Ah, è una faccia che mi fa riconosco, ma non me la ricordo. Sarà un mercante a cui sono raccomandato. E sarà un senz'altro. Ricordati di Pasquale. Ma dopo magnano. E andiamo dunque a sollecitare il pranzo. Oh, Beatrice. Andiamo pure, manco mal che stavolta non lo fa là. La borsa me lo dava, chi la doveva avere? Oh, Beatrice! Altra camera. Grazie che lei è la mia. Di dopo Petro mi sono venuto ancora a mangiare. Alle ore che le sono a mezzo. Alle ancora viva la. E diceva alle due ore che le sono a mezzogiorno e ne succedeva. E venirà potuto giù. Andava. Mi diceva venire a potuto una volta, mi sono imbrogliato, non sapevo come cavarmi. Valentina! Taci, taci, manco manche che ne paura. Ebbene, hai ritrovato questo Pasquale? Non mi ha detto solo che cercherò dopo che avremo mangiato. Ma sono impaziente! Ma dovevo venire a mangiare i piatti prima? Non vi è modo che possa assicurarmi se qui si trova la mia cara Beatrice. E mi dice andiamo a ordinare il pranzo e poi la va fuori di casa. Non niente, gioco di che la roba la sarà andata di male. Per ora non ho volontà di mangiare. Ma tornare alla posta, ci voglio andare da me, qualche cosa forse rileverò. Ma lascia piacere con questo padre che non mangia, c'è male. Devo uscire per una pare di premura. Se torno a pranzo bene, quando no mangerò questa sera. Tu, se vuoi, fatti data a mangiare. Ma con le critiche la si comoda che le patrone. I denari mi pesano, tieni, metti nel mio baule. Ma servo. Eccoti la chiave. Ma serve che le porto la chiave. Beatrice. Ciacicci! Manco ma che mi ha detto che mi faccia da mangiare! Se non vuoi mangiare, che il faccia di manco! Ma la mia compressione non l'hai fatta per digiunare. A mettiamo via sta roba, poi subito, subito. Alechino! Diavolo! Il signor Pantalone ti ha dato una borsa con 100 ducati? Su, sì, me la dà! E perché dunque non me la dai? Ma me la posso io! Se viene a me, che cosa ti ha detto quando ti ha dato la borsa? E mi ha detto datela al vostro padrone! Ebbene, il tuo padrone chi è? Poscioria! Che mi domandi dunque se la borsa è mia? Dunque la sarà sua! Con la borsa? Eccola qua! Sono giusti? A me non l'ho toccato, dico! Incontro con voi! Abbia fallo a me con la borsa, ma non rimediamo!
Cosa dirà quella? Ma se non dirà solo, non dirà niente. Chi è il padrone della locanda? Oh, sì, che... Dilli che avrò un amico a pranzo con me, che presto poi sarò con cui dia cresce la tavola più che può. Ce magna! Ah, come vuole restare la servita, quanti piatti comandano? Oh, il signor padrone dei bisognosi non è un uomo di grande eccezione, Dilli che faccia 5-6 piatti, qualche cosa di buono. Ce ne metterà da me. Sì, bravo. Sì. Oh, dirà tu, fatti onore. Sì, sì. Io vado a prendere l'amico che è qui poco lontano e quando torno... Ci magna. No. 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 Fa che tutto sia pronto. La vedrà come la sarà servita. Oh! Salsicce! No! Tieni questo foglio, mettilo nel baule, vada, eh! È una lettera di cambio di 4.000 scudi. 4.000 scudi? Fa che tutto sia pronto! Ma servo! Qua bisogna vedere che faccio, no? È la prima volta che sto mettendo un mordino da magna. Vuoi far vedere che sono un uomo che sa? La mettiamo via sta roba, poi subito... No, no! Non vuoi perdere tempo! Ehi, ragazzi, sono! A non consiste un buon mangiare in una montagna di piatti, ma in una bella disposizione. Cose che sono le chi cosa. Ecco qua la gallina faraona. Come Dio da me! E il patron da nemica magna con lui, che la doppia la tola, ma presto subito. Avevo corrente, cucina. Da me, che è sempre desuto. In mesura posso mettere all'ordine qualsiasi disgrazia. E dunque la visita che mi dà, eh? Parto un pastone, faremo due portate dei quattro piatti in una. Sì, sì, non della prima ancora che sarà sti piatti. Nella prima portata che daremo la colpa, e l'ecco, e il fritto. E per ultimo, un fricca-cacca. Andiamo. A tre piatti li conosco, ma quarto non so ancora chi sia. Ho l'impiatto alla francese, un intingolo, una cocona. Le buona. Ma vieni qua, non stai andare via. La prima portata va bene, ma la seconda... E delle chicune, delle chicune. Ancora adesso ci lasci la 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 la. Amico, canta, che cantando non ti tenta ta-ta-ta-ta-ta-chi. Cantare? Eh? Che sei cantato? Non che mettere che tu... A me mi chiederia che tu intatacchi lo stesso, ma proprio. Arrosto l'insalata, un tocco di carne pastisciata, un budin. Anche qua è un piatto che non conosco, cos'è lo sto budin? Ho detto un budin, è un piatto l'inglese, una cocone, le buona. Ma è buono, stai sempre a andare via. Ma come disponeremo le vivande in tola? Te la tua cosa, facile il cacà me ne farà via. No, qui non viene cocò né cacà, mi preme la scalcaria. Tutto consiste in te il buon ordine. Che metterà? Per esempio. E va bene, per esempio. Qua, la cupa è ancora più. Qua è la cupa. Qua è il fritto. Qua è il fritto. Poi, qua, per ultimo, il fricca-cacca. Andò. E in mezzo non mette niente. Bisognerà che facciamo 5 piatti. E vabbè, fare 5 piatti. E in mezzo che metteremo la calcia, parellesco. No. In mezzo che va la menestra, E da una banda la calcia. Ed è stato l'esso. Altro in mezzo. No, mi piace. Mi piace. Quanti locandi sapeva cucinare, non sanno mettere i piatti in tutto. Come non sappiamo mettere niente? Vieni qua. Per il segno non mi fai conto che questo sia la tola. Facciamo conto. Osservi come si distribuisce sti piatti. Vediamo. Ah, sì, e te la, per esempio, per primo qua. Ah, affiamo la minestra. La suppa. La minestra suppa. Ui, facciamo una suppa speciale. E fede la soppa speciale. Facciamo una crepa alla francese. E fede la soppa alla francese. Bon. Soppa l'ognon. Facciamo una crepa speciale. Sì, questa l'ho capita, ma dopo. Facciamo una crepa alla francese. Anche questa l'ho capita, ma dopo. Bon. Soppa l'ognon. Non capito la nostra, ma cos'è lo sto ognon? Ognon. Ognon, la 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 la
La cigola! La cipolla! La soppa di cigola! La soppa di cigola! E dopo la soppa di cigola! Ah, mettiamo il lescio! Oh, dopo la soppa di cigola! E dopo il lescio! Dopo la soppa di cigola! Ah, mettiamo il fritto! Ah, tu dico, contorni di verdure! E dopo del fritto! Ah, mettiamo l'arrosto! Specialità della casa! E dopo l'arrosto! Specialità della casa! Ah, mettiamo la salsa! La salsa! No, la salsa! La salsa! No! La calza in tel pie, la salsa in tono. Ma io dico calza perché non sono capace di dire salsa. E là per ultimo mettiamo quel piatto che non conosco. Andiamo a vesta d'esposizione a ferro de cavala a fem. Va bene, ma la calza è troppo distante, dall'ecco. Come, allora ci apriamo la salsa e la mettiamo un fiantin più vicino ai calli. Come può la coppa sopportare la presenza della salsa? Ma allora a sto caso l'arrosto andrà messo fra la minestra e la salsa. Mai, mai allontanare l'arrosto dal fritto. E là quel piatto che non conosco andrà messo un fiantin più vicino ai calli. Fricandò, nome stesso lo dice, frica cacca. Andò! Ma se il fica cacca andò da quella banda, mi metto pure la minestra che mangio il fritto. No, dove sei? Andò la seconda porta del modello, la seconda porta. Che cosa fai, ginocchione? Ero qua di legna alla scancaria, perché il modello... Ma che foglio è quello? Niente, c'è una carta. Oh, è la lettera che il mamma! Oh! Quella è la mia cambiale! Piccone indegno! Così tieni conto delle cose mie, di cose di tanta importanza tu! Meriteresti che io ti bastonassi! Che dite, signor Pantalone, si può vedere una sciocchezza maggiore di questa? Non merita che la c'è da ridere! Ce l'avevo mai se non che fosse modo delle mediarghe, ma comincia ne faccia un'altra, la gente stata! Sì, tant'era se la cambiale veniva di lontano paese! Ignorantaccio! Ma tutto il mese è venuto perché il Brigarella non sa mettere bene i piatti in tola! Lelu, questo è un cagadubi, oh. Trova sempre difficoltà in tutto. Ha messo un uomo che sa. Va via di qua, via di qua. In materia di scalcaria, non che sei dal primo male. Fuori! Ah, piso quell'uomo, che tante volte le furbo, e tante volte da... Ma tutto, veramente, c'è tutto una loco. No! Lascio un polonio. Non la va la mano. Ho sbagliato. Guarda che bel trattato. Chi spende sul sgaino che niente di buon gusto. Non sa neanche se sta minestra sarà buona di niente. Mi voglio assaggiare. Amico sempre le mie armi di riserva. Buona! Portiamola via con Giacchisto! Ha visto quanto ci mette per sapigliare un piatto? Ecco che camarava! Cosa mi devo? Ecco il bollito, vaga più! Vediamo tu piatto! Che c'era strano che ci vedete, mi parca strano. C'è temuto che lì. Non è mica strano vedere le pietre, ve li buona! Dove si va? Puoi tu lì! Dove vai con quel piatto? Da Trintola! A chi? A Vosciaria! Perché metti in tavola prima che venga a casa? Ho visto venire dalla finestra! Ma dal bollito, principalmente, in tavola! Ma che devo vedere la soppa la so che mangiare per ora? Io costumo diversamente, voglio la soppa rifatta in cucina col piatto e spizzati che poi voglio riposare, Beatrice! E chi se si fa sempre aspettare? L'acchino! Questo fiore andiamo a apparecciare quell'altra camera che l'ha levato quell'altro forestiere e porta la minestra! Subito! Subito! Cos'è lo mostro negozio e paffa cartolo? Buono, portiamo di corsa questo! Bravi, pulito, gli vesti come gatti! Ma
si sei servito quattro unici, c'era una gamba e la croce. Resto fiori la minestra! Pensate alla tavola vostra, che arrivo insieme a questa! Ma vorrei appassare a tutte e domenica il potere. Ma lei mi fa, che ve lo porto! Ma chi sa più riuso vero, sa, posso servire a tre da là? Lasciamolo fare, tanto la mangio sicuramente a me me l'hanno dato. Arlecchino! Sono qua! Arlecchino! Sono qua! Chi su comporti? Non sentite me, c'è la mia aia! Ma chi sa proprio curioso, sa, ramaccassi il pulpetto, gli dice portassi in camera, ma non mi voglio appiccicare con questo. Tenete, signor faccendiere, portatesi il pulpetto, padrone vostro. Polpette? Sì, le polpette che ha ordinato, ma tu vedi chi su come ha ragione, posso servire due padroni? E non sape il pulpetto dove? Tu mi hai ordinato il pulpetto, io ti ho portato il pulpetto, ora vanno il pulpetto. E lei sape tu ora vanno il pulpetto, cosa sape tu ora vanno il pulpetto. Oh, diavolo, quelli non potranno ordinare, questo qui la chino da portare. Grammi per fare i cuori, vada, fermo così. Alle spartirò in dotondi, alle metterò metà parome, chi l'avrà ordinato le darà. 4 e 4. Ma che ne una di più? A chi lo hai da dare? A non vuoi che nessuno grabbia mai? A me la mangi mio, a portiamo il polpetto a questo. Arlecchino! Portate questo budino! Aspetta che meglio! No! E il polpetto va a là! A che lo porta per là? Ma il mio padrone mi manda 4 regali a sto forestiero per acca! Si conosce? Allora sono amici e potevano mangiare insieme! Eccoli qui nel nostro negozio! Questo è un budino all'inglese! A chi vanno? All'inglese! Oh, padrone vostro! Tu mi hai ordinato un budino! Io ti ho portato un budino a chi vuoi un budino! E lei sapeva tu a chi vuoi un budino! Non lo sapeva tu! Oddio, mamma! Ma che bella roba, molesina spirulenta, la par pulenta! Ma se fosse pulenta sarebbe una gran bella cosa! Assaggiamo un tocco lì! Non è pulenta, è meglio della pulenta! Arlecchino! Arlecchino! Vieni a servire! Arlecchino! Ma dove diavolo è costui? Ah, sono qua, sono qua! Dove sei? Dove ti perdi? Ero a tor dei piatti! Di altro da mangiare? Adesso va la vela! Spicciati, che poi voglio riposare! Beatrice! E altro! A sto budellino me lo metto via, parmi! Ecco qua la rosta! Fresco i frutti! Ecco pezzo, subito! La rosta, a che lo porto? Questa la frutta, ma non fa bene qua! Zomba qua, zomba la Ho servito patroni e uno non ha saputo niente di quell'altro. Ma se ho servito, pardon, adesso mi voglio mangiare per quattro, eh! Odelina, andiamo a ciovere. Odelina, aspetta. Odelina, vieni! A ricevere i suoi comandi. Immagino che fossi a tavola per quel che io vedo. Io ero a tavola, ma che tornerò. Davvero me ne dispiace. E mi gusto per capardirmela con la pancia piena. A quei due occhietti e io sto a proposito per farmi digerire. Egli è pur grazioso. Metto su il fiaschetto e son da uno. Cara! Ma ha detto cara! La mia padrona manda questo biglietto, signor Federico Risponi. Io nella locanda non voglio entrare. Ho già pensato di dare voi questo incomodo, che siete il suo servitore. Ma volentieri che lo porterò, ma sempre prima che accamivo da fare un'ambasciata. Da parte di chi? Da parte di un galantuomo. Ah, dici, ma conoscevo un certo Arlecchino Batocio. Oh, mi pare di averlo sentito nominare qualche volta, ma non me ne ricordo. Avrebbe essere lui questo. Ah, un bell'uomo bassotto, tracagnotto, spiritoso, bilante, che parla ben maestro di cerimonia. Non lo conosco assolutamente. Ma con lui il vecchio non c'è l'innamorato di voi. Oh, mi burlate. E se il potesse sperare un fiantin di corrispondenza, a ci farava conoscia. Dirò, signore, che se lo vedessi, vedesse nel genio, sarebbe facile che io gli corrispondessi. Ora chi glielo fa sapere? Non vedrò mai te. Adesso su. Non è lui, dunque?
Oh, oh, e no, e no, e no. Questa storia non la capisco. Ma l'ha visto? Che? Quello che l'innamorava adesso felice. Ma io non ho veduto altri che voi. Ma... siete voi quello che dice di volermi bene. Assolutamente. Ma perché non me l'avete detto la prima? Ah, perché sono un fiammino vergognoso. Tu non vorrebbe innamorare anche i sassi. E tu di cosa dicela? E dico che... via la vita. E dico che... la vita. E dico che... la vita. Anch'io sono un poco vergognosetta. Abbiamo un sessionissimo insieme e faremmo il matrimonio delle persone vergognose. In verità voi mi date nel genio. E la puttana è là. Oh, non si domanda nemmeno. Sono di no, certo. Anzi, vuol dire sì, certissimo. Anche a mia son puto. Io mi sarei maritata 50 volte, ma non ho mai trovato la persona che mi dia del genio. A me posso io sperare di urtarghi un fiantin te la simpatia. Oh, in verità bisogna che io lo dica. Voi avete un non so che, basta, non dico altro. Quello che la volesse per moglie, come voglio va fare? Io non ho né padre né madre, bisogna dire il mio padrone o la mia padrona. E si dirò ancora di lei. E diranno che si sono contenta io. E lei ancora di lei. Dirò che si sono contenti io. Noi diremo che siamo tutti contenti. Poi che scrivimi la lettera che come porta risposta di scuola. Ecco la lettera. Sì. A sapere un ancora che la diga sta lettera? Oh, non lo so, se sapeste che curiosità che ho di saperlo. E allora se che fosse una qualche lettera di sdegno che mi avesse a fare un premio. Chissà. D'amore non dovrebbe essere. No, 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 mi non pigli, se so cosa che la diga, meno che la porto. Ma si potrebbe aprirla. Ma poi io serrarla, ti voglio. Lascia fare a me che per c'è le lettere, ci ho fatta apposta, non ci conosce niente, niente, niente. Apriamola dunque. Sì. A saviu lesa, vu. Un po', ma voi saprete leggere bene. E anche mia la un fiantinin. Sentiamo dunque. Avesimola con pulizia. Che avete fatto? Niente, niente, con il sistema per accomodarla. Tu li leverta. E via, leggetela. Non lo giro, vulcra, tra la vostra patrona e ti direi di lì. Per dirla non capisco neanche una parola. Ma bene qua. Quattro femmine sono tutte compagne. Dunque, sta lettera la dice che? Ma la dice che? Ma la dice... dopo che luce non si vede bene. Che non capisce neanche una parola. E che serviva dunque aprirla? Ma che geniamo se fa così, te capisci? Anch'io capisco qualche cosa. Proviamo se uscire. Sì. Per esempio questa tagliata sì. Con la gambetta parata. Non è un M. Oh, boh, questo è un R. E vabbè, boh, dall'R all'M che poca differenza. Allora, dirammi O. Ma no, che viene codetta! È giusto per questo mi ha con la codetta O. Cosa feo qua? Niente, signore, devi voi, traccia di voi. Cosa voleu da me? La padrona vi domanda. Che foglio è quello? Niente, c'è una carta. Lascia vedere. Atto lì. Oh! Questo è un biglietto che viene a me, riccone indegno! Sempre si aprono le mie lettere! Io non so niente, Giudice! Osservate, signor Pantalone, un biglietto della signora Clarice in cui mi avvisa delle folli gelosie di Silvio e questo briccone me l'ha... Non so niente, signore! Oh. Dite che ti è terra! Non so niente, signore! Chi ha aperto questo biglietto? No. Io nemmeno! Ma chi l'ha portato? Arlecchino l'ha portato a suo padrone! E Meraldina l'ha portato ad Arlecchino! Chiacchierone, non ti voglio più bene! Chiacchierone, non ti voglio più bene! Non pentegola! Non so chi mi tiende a darti una mano in tel muso! Le mani nel viso non me le ha mai date nessuno e mi meraviglio di voi! Così ti mi rispondi? Sì! Adesso te c'ha! Ma se sapesse come fare a cavarmela? Povera Clarice, è disperata per la gelosia di Silvio. Converrà che io mi scoppa e che la consoli. E il parchi non ne veda. Ha bisogno di arrivare in fondo alla cale. Una volta arrivare in fondo alla cale, ha si svolta il cantone. Una volta svoltato il cantone, ha si messo le gambe in spalla. Una volta messe le gambe in spalla, a te saluto Carolina, non te ne vedi. Dove vai? Sono fatta cara, va! Perché hai aperto questo biglietto? Ma non so sta minetta melantina! Ma che Smeraldina, sei stato tu per come due lettere mi hai aperto in un giorno, vieni qua! Vieni qua, ti dico! Allora ti fa scoprire! Sangue, sangue, con le spalle, sangue, sangue, sangue! Sangue!
Tieni, Briccone, così imparerai ad aprire le mie lettere. Oh! Ma come? Si bastona il mio servitore? Scendetemi! Carpatemi! Che si sta tagliando una sorte? E se il rittore che non serve più se ne anda via! Noi se bastona! Oh! Che dici? Ha detto che non si tratta con i servitori degli altri. No, questo è un affronto che ha ricevuto mio padre. Eh sì, questo è un affronto che ricevo io. Sì. Chi è colui che ti ha bastonato? Ah, colui hanno ciò. C'era uno che spasciava. E perché ti ha battuto? Mi ha battuto colui perché mentre che spasciava, E ti lasci bastonare così? No, mi lasciava. Non ti muovi? Mi muoveva. Non ti difendi nemmeno? Ed esponi il tuo padrone ad un affronto, a un precipizio. Asino, poltronaccio che sei, se hai piacere di essere bastonato, ti darò gusto. Gusta. Ti bastonerò ancora io. Beatrice. Adesso posso dirne essere servitore dei due patroni. E non c'è pensierari da tutti e due, Beatrice. Non sei inutile, se va. Proviamo se così. Lo rombo, rombo, rambo. Tutto rotto, tutto a tocchi e sbrusata. A questo braccio che non lo muovi più. Ma no. Anche questa è stata. Ah! Con una scolatina che manda via tutto il dolore per le bastonare. Un mangia ben, oddio ben, e stasera ce n'ero meglio. E finché posso voi salire do patroni al manco che posso ciappare do salarie. Oh, mo adesso cosa vedo da fa? Il primo patron alle fuori di casa, il secondo è nella Hackeldor. Giusto adesso potrei tirare fuori i bauli, dare un po' di rabbit, che c'è bisogno di niente. Hago giusto la ciava e mi vuoi far aiutare. Di là, che è nessuno! E boh, la pulita! Pulita! Che mi dessimo una mano a tirare fuori a certi bauli dalle camere. Come no, subito! Andate, aiutatemi! Che devo una mano vedere una porzione di quel regalo che mi ha fatto prima i miei patroni. Chi è un buon servitore? È sveglio, pronto, attentissimo, però qualche difetto pure il suo te narrà. Ho servito pure io e saccio mestiere mio. Pallamore non si fa niente. Col padrone o lo fotti o ti arruffiani. Piano, martufoni! Adesso andiamo a togliere quell'altro in quell'altra camera. Ma fai pian pianissimo, che quell'altro è il mio padrone che dorme. Guarda che occhi d'aquila che da questo! Ma te ridi, siamo a averlo vicino la notte, se che l'aveva paura. Guarda questo, che bocca incantata, va. Vieni qua a melone, andiamo, va, fiore. Sei un gran furbo, ma già sta accorto. Non vorrei che con la scusa di servire due padroni e spugliasse a tutti e due. Piano, che il dorme. Sto a fare un morto sulla punta del piede, se no te non acciavata in testa di coppola.
Ecco piano, ecco, guarda che bravi che sono, guarda che belle. Pia il sale, ecco, la mettelo su, su. No, su, su! Ma dove me ne dà così? A voi, non serve nient'altro. No, infatti mi li faccio da parmi. Tu sei un gran donna. Sicuro. Se resisti, io ti stimo. Ehi, Vesuvio, vien qua. Il parente mi guarda come che si fa. Mambero carbero, tu hai picciato fu. Sicuramente. Come hai fatto usciatemi che non ha fatto niente, si ha fatto se si è picciato fu. E allora quando ha fatto si è picciato fuoco, quando ha fatto il fuoco si è picciato, si è picciato su, è meglio non mi. E si è picciato su, si è picciato fuoco, come si è picciato, si è picciato su, si è picciato fuoco. E non ti dico altro. Oh, a primo le cori pulito e senza che nessuno e me disturba. Eccola. Oh diavolo, ho quel destro di paura verso la mostra chiave. A se sapesse come... Oh, aspetta, non mi ricordo a mia sola nonna che la aveva un proverbio per ogni cosa che la faceva. In sto caso che ce n'era uno che diceva, come che diceva? Era tin tin, no. A pam pam, non neanche a... No, no, pum pum. A pum pum. Ti ha ragione Alighiero, guarda che bravo, se non te fossi tipo a retinuare. A pum pum d'oro le vile rancia, quel tonogo ce n'ho gran francia, lello lello ti, lello lello mi, pum pum d'oro sta fora ti. Questo primo punto, questa vece a monca st'altro. Ecco, guarda quanta roba, guarda. Quanti gli abiti di tutti i colori, di tutte le sorte. Ma guarda che belli. Abbiamo da quest'altra banda. Anche di qua. Avviene uno anche da femmina. E questo cosino? È il camisun da notte di Sosora Nona. Ecco fatto. Aspetta! Vuoi vedere? Certe volte che lascia dei bussolai, dei confetti in tele scarsella, vuoi vedere? Un cavallo! Un cavallo! Che va ritratto! O chi è l'uomo sto ritratto? Ha una faccia che mi pare conosce, ma non me la ricordo. E che somiglia un tantini a quell'altro me patro. No. Non gane sta abito né sta perucca. Arechino! Oh diavolo, servia! Se diavolo vedere la sua povera, sapete? E dove vale? In questo stalto? A pompon d'oro, le rille, l'arancia... No, fermo con rivale. Allora mettiamo una prima scacciata che trovo e poi ne metto uno dalla banda e l'altro da quell'altra. E poi ne metto uno di qua e l'altro di là. Arechino! La servo! Questo lo metto di qua e questo lo metto di là. E questo lo metto di qua e quest'altro di là. Ma vieni! Io vengo a prenderti con un bastone! No, sor patrone, niente bastone, per Arlecchino. Ecco, uno di qua e uno di là. E questo dove vai? Vanno di qua, vanno di là. A grammi per fare il cuore, vanno a fermo così. Allora, patrone, tondi, e poi metterò un tapperomo, e poi una farfalla di casa, aggiusterò tutto. Arlecchino, ma insomma, che cosa diavolo fai? Ma l'ha detto che ne pulisce i panni, era a fare dove mio. Quel baule di chi è? È suo. Quello. 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 Ah, quello qui! Ah, non so se era un foreste che l'ha arrivato adesso. Dammi il vestito nero. La servo. Quello nero. Nero. Ah, che il cielo me la mandi buona con quello nero. Nero, nero, dove tu sei? E già letto, va via che non ti vuole. Aspetta, va, proviamo se con questo. A te ne uno del verdolino con fiore lami. Nero. Nero, dopo il nero, sì. Nero, nero, dove tu sei? Già letto, va via, no te vale. Guarda che bello. Questo che piace di sicuro, proviamo se con questo. E te ne uno dell'osilina che canta al manicotto nero. Nero. Allora vuol tutto nero. Nero, nero, dove tu sei? Già letto, va via, no te vale. Ah, ti può provare. Adesso te ne accorgerà anche tu. E te ne uno dei sal... Nero! Te l'avevo detto che non te volevo... Ma nero, dove tu sei?
quello qua, quello nero, più nero della negra morea. Ma ci voleva tanto. Questo... C'è un fiantin sporchetto. Questo che è? Non so se più una quella che di quella là l'ho messo in questo, lei il color che mi ha fatto falare. Oh cielo! Non mi inganno io già, questo è il mio ritratto che donai io medesimo alla mia cara Beatrice. Arlecchino, Arlecchino, Arlecchino! Come è entrato nelle casche del mio vestito questo ritratto che non vi era? Animo, animo, dico, parla, rispondi. Questo ritratto com'è nelle mie tasche? Arlecchino, ti ordino, immediatamente, com'è entrato nelle tasche del mio vestito questo ritratto che non vi era? Animo, animo, dico, parla. Mia peppora del pergolo mi fa trinta. Dove hai avuto questo ritratto? L'ho ereditato. Ereditato? Esso sì, l'ho servito a Venezia, un patron che l'è morto e mi ha lasciato le bagatelle che ho venduto, ma resta quel ritratto. Quanto tempo è che è morto questo tuo padrone? Una settimana. Come chiamavasi questo padrone? Non lo so. Ah, viveva con... Incognito. Annetto, sì. Quanto tempo l'hai tu servito? È poco, 10 o 12 ore. Dimmi, era giovane il tuo padrone? Giovane, sì, sì. Senza barba? Se neanche un peletto. Sai la patria? Almeno del tuo defunto padrone. Sì, Alena! Alla Saveo non me la ricordo più. Torinese, forse? Tunirese. Un accento di costui, una stoccata al mio cuore, ma dimmi! Egli veramente morto, questo giovane torinese? Sì, 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 l'è morto, de sera. Di qual male è morto? A che veni un accidente nel sangue? Dove è stato sepolto? Un altro imbroglio. A non sta sepolto. No, perché c'è il tuo compatriota che ha avuto il permesso di mettere una bella calcettina e di mandarla al suo paese. Questo servitore è quello che ti fece ritirare stamane dalla posta quella lettera? Succede lui, Pasquale! Non vi è più speranza, Beatrice è morta. Misera Beatrice, i disagi del viaggio, no, i tormenti del cuore l'avranno uccisa. Ahimè, non posso più reggere all'eccesso del mio dolore. Le addolorà e piange e si dispera. Buone, eh? Non vorrei amico sta favola a ver che veia fuori l'ipocondria. No, è la storia del ritratto che gli ha fatto morire. Faccio secondo patrone, stavolta se divide la servitù, me ce l'ha il servito. Credetemi, signor Pantalone, che l'ultima partita di specchi e cere è duplicata. Poveriese, chi sogna avesse parlato? Faremo passare un'altra volta i conti con gli scritturali, incontreremo e sconverseremo la verità. Ho fatto anch'io un estratto dei nostri conti, ora lo riscontreremo. Può darsi che siete lucidi o per voi o per me. Per me. Arlecchino, hai tu le chiavi del mio baule? Non ce le ho. Perché l'hai portato in sala al mio baule? Per dare un potere agli abiti. Hai fatto? Ho fatto. Allora apri e dammi. Di chi è quel baule? Il suo. Quello. 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 Quello! Che bel baule nuovo con la banda negra. Ah, non so se era un fuoristecca che l'ha arrivata adesso. Apri e dammi un libro di memoria che troverai nel mio baule. Sì. Mamori! A che il cielo me la rimandi buona queste mamori? Ma degli essere, come ti diceva, chi sogna avesse fatto? Ma in sto caso error non fa pagamento. Può darsi che così vada bene, lo riscontrerò. È lo questo, sarà è lo questo. Aspetta, no, che non è così. Questo, di chi è questo libro? Queste sono due lettere da me, scritte a Florindo. Ahimè, questa memoria, questi conti appartengono a lui. Sudo, tremo, non so in che mondo mi sia. Cosa c'è, Federico? Se sento niente! No, niente. Arlecchino, come nel mio baule di questo libro che non lo conosci? Questo parla non ti lo voglio parlare! Arlecchino, che come c'è di questa che mi ha tolto libero con mia peppora del petto, l'ho messo là dentro! Di andare bene con quell'altra, andare bene a casa con questo. Ma come? Questo libro tuo non lo conosci? Me lo dai invece del mio? A questo è ancora più fin di quell'altro. Anche dirò, lei poco tempo che le mie, così a prima vista non lo conosco. E dove hai avuto questo libro? L'ho ereditato. Ereditato? Esso ci l'ho servito a Venezia. Un patron che l'è morto, ma lasciato il bagatelle che ho venduto, ma resta quel libro. Quanto tempo è?
una settimana. Ma come può darsi se tu hai ritrovato Verona? Ah, giusto, allora veniva via da Venezia per la morte del mio padrone. Pensa a me, questo tuo padrone aveva un numero di familiare Tusi. Ha rifiuti i nostri. Ed è morto sicuramente. Sì, 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 le andate, andate sicuro. Che male morto. Dove è stato sepolto? Poverasso! I che da? No! No, no. I che da fa? No! No, neanche. I lunga attacca? No! No! Il sedano? C'ho male questo è il canale, c'è negano, c'è visto più! Oh, ben felice! Morto Florindo, morto il mio bene, morta! È la unica mia speranza! Anche questo dai vermi! A che mi serve questa vita inutile? Se morto è quello per cui unicamente io viveva, oh vane lusinghe! Oh cure gettate al vento! Infelici stratagemmi d'amore! Lascio la patria, la patria. Abbandono i parenti, parenti. Vesto spoglie, vivi! Azzardo la vita stessa, tutto dopo Florindo, e il mio Florindo è morto. Sventurata Beatrice, inutile il pianto, vale, sono le tue idee, Florindo è morto. Ohimè, il dolore mi opprime, più non vedo la luce. Idolo mio, caro sposo, ti seguirò disperata! Do patroni, ma ven patron e no patrona. Chi è? Signora, chi è questa gentilissima? Vieni, vieni, non aver paura. Non ti vogliamo fare alcun male. Non mi ricordo ancora delle bastonate, allora cercavo. Questo, forse legno, e l'abbiamo trovato. Se troveremo quell'altro non faremo niente. Sì, è necessario che ci siano, tutte e due, in una volta. Sì, sì, tutte e due. Non conosciamo con quell'altro. E io no, se ce ne stesse nato, l'avesse a conoscere pure io. Domanderemo in cucina, ma anche tu lo conoscerai. Sì, 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 sì. Del cambio del ritratto e del libro, e perché tanto tu che quell'altro briccone vi uniste a farci disperare. La favorisce una parmetta di tutto. Adesso vengo che racconto tutto. No! Lo sapessi non che mi dite tutti i negozi, non che lo butto, ma che non sta la causa di tutto, mister Pasquale, il servitore di quella signora che lì là. Lascia perché che ci dico, il servitore che ha nome Pasquale. Dunque, colui che ti fece pigliare alla posta la nota lettera era il servitore della signora Beatrice. Ma chi c'era lui, Pasquale? Converrebbe che io bastonassi Pasquale e te nello stesso tempo. Le mie che quelle del Pasquale. Ma adesso vai in racconto. Questo lui che ha fatto questo, ma non vai con gli autobolo, mi segui l'altro, senza che mi viene in casa. Lascia per prima lui che è morto, questo lui che ha fatto questa vai no. E qui che andava autobolo, adesso vai in racconto. Perché il povero uomo fa che la stessa via, lo trova mica la versione per morto di gai, eccetera, eccetera. E che mi canta quella voce che non mi dice niente, mi sono. Anche adesso sono fuori indossa, mille causa di tutto. Ma perché accusati di una colpa che assalisci di non avere? Per la monca che porto. A chi? A Pasquale. Per la non lo
precipiti. Chi? Pasquale. Pasquale, tu siete due bricconi. Lasciami solo sto caso. Non cerchiamo altro, no, signora, no. Beatrice. I nostri servitori non l'hanno fatto, no, a malizia, no, no. Meritano essere corretti. Ma in grazia delle nostre consolazioni si può loro perdonare il trascorso. È vero, ma il vostro servitore Pasquale. Pasquale, ti danno tempo. Ho avuto che mangia galline con proprio varo, mi sentite marciano, non butto che salti che canti che balla. Salto, canto, ballo. Basta! Basta. Posso? Io andrei da signor Pantalone. Vi sentireste voi di venire con me? Oh, vi verrei volentieri! Ma devo attendere un banchiere a casa, ci verrò più tardi. Se avete premura. Sì, voglio andarvi subito. Vi aspetterò dal signor Pantalone. Di là non parto, se voi non venite. No, non so dove stia di casa. Adesso mi sono l'accompagno Romini. Bene, vado a vestirmi. La mamma che la servo su. C'è il patrono che Pasquale, c'è la Beatrice, non ha nessuno credito a cambiarsi. Permetta che vada a vendere Pasquale. Sì, vanne pure, servila con attenzione, ne avrò piacere. A inversione, a prontesce a frottole, sfido il primo procuratore della Repubblica. Grandi accidenti accaduti sono in questa giornata. Pianti, lamenti, disperazioni e all'ultimo, consolazione, allegrezza. Passar dal pianto al riso è un dolce salto che fa scordare il morso dell'affanno. Ma quando dal piacere si passa al duolo, è ben più crudo e acerbo il disinganno. Ma di chi parli? Di Pasquale, un amico che voglio bene, ma lei è un poltrone. Mi vede essere un servitore che vale pardon. Vieni a vestire. Sì, ma prima la prego di una grazia. Te la meriti davvero per i tuoi buoni portamenti. Ma non sapete che se ne ha qualcosa sta Pasquale. Dov'è questo maledetto Pasquale? Si può vedere? E il venirà lo medalisto, ma è così, la prego di sta grazia. Cosa vuoi? A poi lascio anche a me, assunto innamorato. Ah, innamorato? Sorci la memorosa la serva del suo pantalone. E come c'entro io? O spero che non ha vinto. Ma dato che mi sono ciò cedito, ci dicesse una paroletta al suo pantalone. Bisognerà vedere se la ragazza ti vuole. La ragazza non mi vuole, basta una paroletta del taccio pantalone. La farò. Oh. Ma come la manterrai la moglie? Non so, mi ingegnerò, farò qualcosa. Ma mi raccomanderò a Pasquale. Raccomandati a un poco più di giudizio. Raccomandati un po' tutti. Ma se non faccio giudizio stavolta, non lo faccio più giudizio. Arlecchino? Arlecchino, no, questo è il mio servitore. Ma il vostro non è Pasquale? Pasquale? Doveva essere il vostro! Non mi ricordavo più di Pasquale! Come va la faccenda? Do patron, servì di un bel impegno, eppur per gloria mia l'ho superà. E in mezzo alle maggiori difficoltà mi son cavà con destrezza e con ingegno. Secondando la sorte il mio disegno mi ha fatto comparire di qua e di là. E avaria sta cuccagna continuò, se per amor mi hanno passava il segno. Arlecchino! Arlecchino! Tutto da fare gli uomini se buoni, ma con l'amore l'ingegno non va niente, i più furbi diventa e più mincioni. Per amarne comida impertinente, mi non sarò più servitor de do patroni, ma sarò servitor de chi mi serve.